legittimità, ovviamente, c'è questo monitoraggio di, ovviamente, di non ovviamente andare a come dire, negare dei diritti a nessuno. Ecco, la discussione, non sono entrato solo, ho sfiorato solo la situazione nel merito, ma proprio perché se andiamo ad analizzare un documento, e ovviamente noi dobbiamo rimanere agli atti, e da questo consiglio deve uscire un atto, e deve uscire un atto che ovviamente può essere preso in considerazione secondo gli obiettivi statutari e regolamentari di questo ente, e questo ci sembra che sia fuori per la parte dispositiva, ecco. Questo semplicemente, quindi è una questione al di là del merito che ho anche un attimo sfiorato, rimanendo nel tecnico, appunto il regolamento comunale, come mi sono anche confrontato con il Presidente dell'Unione, con la Giunta, e che si era con il Presidente del Consiglio, si era confrontato col Presidente del Consiglio, c'è una mozione di pregiudizialità rispetto alla parte dispositiva. Il merito è un'altra cosa, il merito rimane l'impegno di quella sera, rimane l'impegno di questa sera che vi ho accennato, e quindi sarà poi la possibilità da parte del Movimento 5 Stelle, del gruppo consigliare, eventualmente riformulare, vista l'ora, in un'altra seduta, quella che può essere la parte dispositiva, tenuto conto che c'è un monitoraggio costante e un'evoluzione costante rispetto a quelle che sono le circolari o documenti che arrivano dai vari enti, dai vari uffici. Quindi il sindaco Pelloni ha posto la questione pregiudiziale, e vi cito cosa prevede il nostro regolamento. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro del punto all'ordine del giorno. Se i consiglieri proponenti del punto all'ordine del giorno non sono d'accordo nell'accettare la questione pregiudiziale, quindi il ritiro del punto all'ordine del giorno, ovviamente si passa alla votazione del consiglio, e quindi il consiglio decide se si ritira il punto oppure no. Gianaroli. Allora, io... mi consola sapere che non ci sono solo io che faccio degli ordini del giorno che non sono apprezzati da questo consiglio. Vedo che anche il diverso mondo scrive in modo che questo consiglio non comprende, non capisce, quindi forse non è questo consiglio, forse non sono io che sono sbagliato, ma è probabilmente questo consiglio, visto che la maggioranza sta fuori. Faccio presente che non è vero che noi tuteliamo le minoranze, non facciamo discriminazioni. Sono partite da questi uffici delle comunicazioni ufficiali dell'Unione Terra di Castelli che informavano che i bimbi sarebbero stati allontanati dopo il 10. Quindi se fosse vero quello ci sono, il 17 e il 18, quindi proprio quando eravamo in commissione, senza che noi ne sapessimo nulla, quindi se fosse vero che i minori sono tutelati, non ci sarebbero state queste documentazioni ufficiali che è uscita fuori dall'Unione Terra di Castelli. Gianaroli, però la devo interrompere un momento, perché la questione pregiudiziale interrompe la discussione in merito, quindi o accetta o non accetta. No, non accettiamo, quindi per questo motivo ci sembra assolutamente politica strumentale, perché non volete esprimervi e volete schivarla con questa scusa puerile, perché è una scusa puerile, quindi per questo motivo noi non lo ritiriamo. Poi se lo volete bocciare, bocciatolo vuol dire che uscirà fuori un ordine del giorno. L'Antonio aveva detto che avrebbe preparato un ordine del giorno, noi ci siamo a sottoscriverlo, scritto non come l'hanno scritto i cittadini, portato noi, ma sarà scritto in modo più comprensibile per voi, forse non condivisibile per i cittadini. Poi dopo lo faremo votare anche a loro. Grazie. Ok, quindi metto in votazione la questione pregiudiziale proposta a nome della Giunta, se non sbaglio, dal sindaco Simone Pelloni. No, si vota solo la questione pregiudiziale, quindi vuol dire il ritiro del punto all'ordine del giorno, in poche parole. Sì. Sì, perché il regolamento prevede che non è prima dell'inizio della discussione nel merito, quindi si evita proprio la discussione. Quindi metto in votazione la questione pregiudiziale, quindi si è a favore della questione pregiudiziale. Ok, avete capito tutti i consiglieri cosa stiamo votando? Si ritira il punto all'ordine del giorno, se si vota no, non si ritira.
in poche parole. Nel regolamento non è previsto. Su entrambe le questioni decide il Presidente del Consiglio. In caso di disaccordo, il Consiglio, che si esprime seduta stante a maggioranza dei consiglieri presenti. L'abbiamo fatto ieri sera, abbiamo dato la parola a tutti i capigruppo. Se volete fare una dichiarazione di voto, io non ho problemi. Cosa... Va bene, graziosi. Hanno baccottato Fiorini pesante. Almeno la dichiarazione di voto, come ieri sera. Facciamo 3 minuti a capogruppo, visto anche l'orario. Guarda, 3 minuti a testa, dove guarda, prego. Anche meno. Bravo, bravo. No, no, ma guardate, anche graziosi. Meno, nel senso che io mi esprimerò proprio per punti, avendo pochissimo tempo, proprio perché non vorrei che passasse l'idea, come dire, che nessuno di noi intende esprimersi chiaramente. Io vorrei esprimermi chiaramente a sostegno della proposta, e credo in tutte le occasioni che ci siamo incontrati nella commissione con i genitori eccetera eccetera, di aver espresso sempre dei pareri abbastanza netti, sintetici e chiari sulla legge. Strumento sbagliato, non c'era necessità di decretazione d'urgenza. La legge è scritta male e applicata peggio, in particolare proprio su questo tema del rapporto tra la vaccinazione. Scusate, io rompo. Però sta facendo una discussione sul merito, questa qui non è accettabile. Deve dire se è a favore o meno della pregiudiziale, secondo me. Scusa, ho 3 minuti di tempo. Scusa, è quello che. Scusa, scusa. Alla vignola, pesce. Ci lascia stare, no, però allora, per intanto, favore. Intanto mi interrompe il Presidente, non mi interrompi tu. Tanto per iniziare mi interrompe il Presidente, prego. Tu no. Tu no. No, no. Posso fare una mozione? No, perché mi sembra questa sera di vedere una roba, parlo come Presidente dell'Unione. Allora, se vuoi, no, ma guarda, ho piacere invece che tu parli, e per cui dopo avrai di nuovo la parola. Però io vorrei dire una cosa, cioè se ci sono delle questioni che succedono nel Consiglio di Vignola, nel Consiglio di Marano, nel Consiglio di Spilamberto, nel Consiglio di tutti i comuni, non è che devono venirsi a sfogare nel Consiglio dell'Unione, per favore. Perché ne va veramente della credibilità di questo organo, cioè se ci sono delle, di questo ente, se ci sono delle questioni che riguardano i nostri, e ci metto anche il mio, rispettivi comuni, cerchiamo di tenerli un attimo fuori. Ora si è deciso che il Presidente del Consiglio, d'accordo tutto il Consiglio, ha deciso che ci sono, d'accordo tutto il Consiglio, ha deciso che ci sono 3 minuti di tempo per... I capigruppo, ecco, per fare una dichiarazione di voto in merito alla pregiudizialità, sì o no, lo facciamo per favore, senza pensare quello che è successo a Vignola, quello che è successo da un'altra parte, perché non va bene che questo consiglio sia usato come un palcoscenico per dare la possibilità di fare a tutti, così ci mettiamo dentro tutti, delle belle performance, perché sappiamo che abbiamo una eco sicuramente maggiore. Lo dico veramente perché davvero, cioè, mi sembra che questa sera proprio il clima sia questo. Allora, siamo al Consiglio dell'Unione. In realtà questo non si potrebbe fare, che stiamo facendo, perché il regolamento dell'Unione non lo prevede. Quindi se il regolamento di Vignola lo prevede, il Consiglio di Vignola decide che fa in un altro modo, anche se il suo regolamento non lo prevede, è un problema del Consiglio di Vignola. Adesso si ha nel Consiglio dell'Unione, non lo prevede, diciamo che l'argomento è talmente importante che facciamo una deroga a questa roba qua, credo che il Consiglio, lo chiedo a Margherita, alla dottoressa Martini, possa farlo, punto, 3 minuti e basta, che sono anche troppi, onestamente, rispetto a zero, è buona. E che non si faccia un panegirico, perché non c'è neanche tempo, che siamo messi anche discretamente male in termini di tempo. Quindi, per favore, cerchiamo di riportare un attimo, basta, mozione d'ordine, finita. Grazie Presidente, graziosi. Grazie Presidente dell'Unione e del Consiglio, farò velocissimo. Veniamo al tema stringente. Quindi sulla legge io non mi sono sottratto dall'esprimere una valutazione, così farò
rapidamente. Io ricordo la discussione che abbiamo fatto, ho letto 3 volte, poi potrò non averci capito niente, il documento dell'avvocato Giannelli, e ho abbastanza presente la discussione che abbiamo fatto in commissione, e lì si era paventato il rischio di un'interpretazione estensiva e sbagliata da parte del ministro della legge, cioè della serie chi entro il 10 marzo non è vaccinato non può più accedere ai servizi 06 eccetera eccetera, mentre dopo c'è la multa e quant'altro. Questo era il cuore della questione che abbiamo discusso in commissione. Il risultato è stato unanimemente di dire bene, interpelliamo l'ufficio scolastico regionale nella persona del dottor Versari per capire come cavolo si applica la legge in questione e l'articolo di riferimento con la scadenza. Per quello che capisco io, la stessa domanda che avremmo fatto noi all'ufficio scolastico regionale, l'ha fatta l'ANCI al ministro direttamente il 3 di febbraio, io l'avrei scritta così anch'io se avessi dovuto farla io la lettera all'ufficio scolastico regionale, l'avrei scritta esattamente come De Caro, scusate se sono un po' tonto, ma io l'avrei scritta così. E la risposta del ministro, che a me non è per niente simpatico, credo che si sia capito, però è abbastanza chiara. Però è abbastanza chiara. Cioè dice, non è, cioè, utilizza l'interpretazione quella che è stata data anche nelle circolari, cioè il 10 marzo occorre presentare, per chi ha fatto precedentemente l'autocertificazione deve presentare o i certificati vaccinali o i certificati comprovanti gli appuntamenti presi presso l'azienda USL, quindi anche successivamente poi presenterà le vaccinazioni. La stessa cosa precisamente dice la stessa persona a cui noi dovremmo scrivere, quindi come dire Versari, quando dice nei 3 punti chi ha già fatto le vaccinazioni presenti la certificazione, chi si è messo in regola, tra virgolette, faccio un sintesi, nel frattempo presenti i certificati, chi ha già l'appuntamento dal 10 marzo in avanti presenti la certificazione con l'appuntamento e non succederà assolutamente nulla. Io penso che queste 3 risposte qui chiariscono il quesito che noi abbiamo elaborato in commissione. Non vedo cos'altro potremo scrivere. Poi c'è un'ulteriore casistica? Io non lo so, cioè nel senso ho capito che c'è un'ulteriore casistica, però non compete all'Unione Terre di Castelli dare delle indicazioni ai dirigenti scolastici su come fare se c'è un'ulteriore casistica. Cioè noi non abbiamo nessuna competenza su questo. Si sono già espressi il ministro, l'ufficio scolastico regionale, cioè sono tutti sopra di noi, cioè io veramente non capisco che cosa dovremmo fare di più. E quindi personalmente credo che quella proposta lì, cioè possiamo votarla o non votarla, ma non siamo competenti a fare più di quello che abbiamo fatto e stiamo cercando di fare. Quindi io credo, la mia opinione politica è molto chiara e ve l'ho detta anche stasera, penso però che nel merito, nel dispositivo, ci sia un elemento di forzatura rispetto al ruolo che noi abbiamo, stante che le risposte ai quesiti che ha posto Giannelli, per come li ho capiti io, e la Commissione, cioè sono arrivate. Punto. Altre dichiarazioni di voto? Franceschini. Sì, grazie, sarò molto più sintetico del consigliere Graziosi. Parlo ovviamente a nome del gruppo del Partito Democratico del Centro-Sinistra per l'Unione Terra di Castelli. Il nostro parere è che la questione pregiudiziale proposta dal sindaco Pelloni merita accoglimento, quindi noi voteremo favorevolmente. I motivi sono nella sostanza quello che ha detto adesso anche Graziosi, adesso non so cosa voterà Graziosi perché non ho sentito quando ha fatto poi la sintesi della sua dichiarazione, ma a noi pare, a tutta evidenza, che ci sia un'incompetenza assoluta. Questa cosa l'ho già detta anche altre volte, del nostro conclave a decidere su queste questioni, soprattutto quando ci sono state pronunce ben più alte e più importanti di noi su questo tema. Quindi non credo che si possa accettare una valutazione di questo genere, quindi noi voteremo favorevolmente alla pregiudiziale. Gianaroli, 3 minuti. Allora, io l'ho letta e francamente secondo me non ci stanno chiedendo
nulla di strano, anzi ci stanno chiedendo il minimo sindacale, visto che da questa unione stanno uscendo fuori interpretazioni, sono uscite fuori interpretazioni non allineate a quanto previsto dai vari ministeri. Io questi 5 punti che voi non capite li comprendo come una richiesta che vengano di attivarci affinché vengano garantite il rispetto dei diritti degli infanti sanciti dalla Costituzione. Poi come facciamo? È un problema nostro, perché giustamente i genitori dicono: ma siete voi gli amministratori, sapete voi se vi incartate e avete uno che dice bianco, uno che dice nero, trovate la soluzione, ma garantite i diritti dei nostri figli sanciti dalla Costituzione. Vedo che avete messo una pregiudiziale perché si vede che volete fare gli amministratori, però non ve la sentite. Addirittura abbiamo i rappresentanti del Partito Democratico che dicono che non sono competenti. Non lo so, io trasecolo su questa cosa qua, perché non ci stanno chiedendo nulla di specifico, ma semplicemente il rispetto della Carta Costituzionale. Voi non vi sentite di fare questo. Bene, metto in votazione quindi la questione pregiudiziale. Favorevoli?